Manca solo Duki Snard per andare agli ordini dello starter per questa quarta corsa. Ci siamo partiti. Primi metri di gara all'interno Golden Jeremy. All'esterno troviamo Sangrita, quindi Duki Snard, Misueno, Django Antares, Relco Iberica e Gol Gambara. All'attacco della prima Piraten, Giuba Blu, con le tre V verdi troviamo Golden Jeremy in vantaggio, in seconda posizione si mantiene Sangrita, per via interni galoppa la compagna di colori Misueno, all'arco Duki Snard, quindi Gianco Antares, Gol Gambara in giubba rossa e maniche bianche a chiudere Relco Iberica in giubba nera e V gialla. Golden Jeremy sempre in vantaggio, per via interna sbuca Misueno, quindi allargo Sangrita, Duki Snard richiesta maggiore impegno, Gol Gambara che risale nelle retrovie, quindi Django Antares e Relco Iberica, Misueno che trova un varco e passa in vantaggio, il varco anche per Gol Gambara che sta scattando, quindi clamorosa e Duki Snard, Gol Gambara che ha trovato un varco millimetrico, sta passando in vantaggio nei confronti di Misueno e clamorosa, quindi Duki Snard e Gianco Antares, Gol Gambara che ha preso tutti di sorpresa, due lunghezze nette nei confronti di Misueno e Sangrita che è la loro rincorsa. Gol Gambara 150 metri conclusivi, sta allungando, sta andando in piena spinta, signori. Gol Gambara in vantaggio, quindi troviamo clamorosa, Gol Gambara se ne sta andando, chiude la partita nei confronti di Sangrita, Duki Snard e Misueno che finiscono bene per la terza moneta. Colpo a sorpresa, l'ultimo cavallo del campo, Gol Gambara con Roberto Di Giacinto in sella. Rivediamo le immagini degli ultimi 100 metri di gara, si rialza Roberto Di Giacinto, Gol Gambara vince facile. La quota del totalizzatore per Gol Gambara è 14,30. In sella, come stavamo dicendo, è Roberto Di Giacinto, il training del signor Pierguido Meniconi, i colori del signor Paolo Facitelli.